Dopo il trailer di presentazione di Little Nightmares 3, rilasciato durante la Opening Night Live della Gamescom 2024, un altro video di gameplay, in parte inedito, è stato fornito da Bandai Namco, con la partecipazione di Coralie Feniello, della quale sentiamo le parole durante il playthrough per descrivere ciò che accade sullo schermo e dare qualche piccolo dettaglio sull'ambiente che circonda i due piccoli protagonisti. Come al solito, Bandai Namco Europe non si è curata di fornire una versione in italiano del video, ed è qui che torna in campo il vostro caro Bad Smog. Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati su Bad Smog Games. Oggi sono qui per portarvi il secondo voiceover riguardante Little Nightmares 3, per tradurre ciò che viene detto durante il gameplay appena rilasciato del nuovo attesissimo titolo di casa Bandai Namco. Se il video sarà di vostro gradimento, vi chiedo come al solito di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale, poiché è per me di grandissimo aiuto. Detto questo, spegnete le luci, mettetevi comodi e godetevi la traduzione del gameplay trailer di Little Nightmares 3. Ciao, sono Coralie Feniello, produttrice di Little Nightmares 3. Siamo entusiasti di avervi dato la possibilità di poter provare il gioco alla Gamescom di quest'anno, ma per tutti coloro che non possono essere qui, abbiamo voluto farvi dare una sbirciatina alla nostra demo insieme a qualche pezzo di video inedito. Little Nightmares 3 racconta la storia di Lo ed Alone, due amici intrappolati nella spirale, un agglomerato di posti spaventosi. Dovranno collaborare per sopravvivere in questo mondo pericoloso e pieno di illusioni, e così fuggire dal nulla. Sebbene Little Nightmares 3 sia giocabile in solitaria insieme ad una IA, potrete anche giocare con un amico in modalità co-op online per affrontare le vostre paure d'infanzia insieme. Benvenuti nella necropoli. Qui potete vedere i nostri due personaggi, Lo con la maschera da corvo e il mantello blu, ed Alone con la sua tuta verde e i codini rossi. Ogni personaggio è equipaggiato con i suoi strumenti iconici. Alone impugna una chiave inglese che utilizzerà per vari scopi, come per esempio attivare meccanismi. Lo strumento iconico di Lo è l'arco, che può essere utilizzato per risolvere puzzle e creare nuove vie che sembravano bloccate. Per sopravvivere in questo ambiente pericoloso, il gioco di squadra sarà essenziale. Infatti Lo ed Alone dovranno collaborare per poter proseguire. Durante il gioco, i nostri due amici troveranno nuovi oggetti che li aiuteranno a progredire. La necropoli è un posto particolare, sorto dalle sabbie del deserto e alimentato da sferzanti venti. È stata descritta come una città dall'eterna energia e morte certa. È un posto strano, in cui un tempo vivevano i cosiddetti abitanti. Come potete vedere, l'antica metropoli è ormai una città fantasma e non è chiaro cosa sia successo ai suoi abitanti. Questo è il Monster Baby, uno dei personaggi di Little Nightmares 3. Potrebbe avere qualcosa a che fare con quello che è successo nella necropoli. Sembrerebbe che i corvi non siano gli unici abitanti rimasti in vita nella necropoli. E per difendersi da questi pericoli, Lo ed Alone devono lavorare insieme e trovare nuovi usi per i loro strumenti.
Ebbene, la notte è arrivata nella necropoli. È la prima volta in assoluto che mostriamo questa parte del gioco. Come potete vedere, l'atmosfera nella città in rovina è cambiata un bel po'. Oh, a quanto pare il Monster Baby non dorme la notte. Non credo che vogliate diventare uno dei suoi giocattoli. Dovremmo probabilmente evitare il suo sguardo e giocare a nascondino dietro ai blocchi. Qui dovremmo essere al sicuro. Per ora è tutto. Grazie per aver guardato questo gameplay. Non vediamo l'ora di mostrarvi di più del nostro gioco. Ebbene ragazzi, questo era quello che è stato detto da Coralie Feniello durante il video di gameplay che è stato mostrato alla Gamescom del 2024. In mia opinione, il suo commento è stato del tutto inutile e non ha arricchito in nessun modo il contenuto del video mostrato. Tuttavia, ho ritenuto giusto tradurlo per chi di voi fosse curioso. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Buoni incubi!